Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video e benvenuti in un nuovo vlogmas. È caduto tutto mio. Cioè, iniziamo bene se iniziamo così, ragazzi. Ufficialmente oggi è 1° gennaio. Io mi sono svegliata da poco, in realtà intorno alle 11:30 stamattina. Ieri sono andata a dormire di 3. Non tardissimo perché sono tornata presto. Poi, vabbè, tempo ho fatto skincare, tutte robe, bla bla bla. Come state? Spero abbiate iniziato bene quest'anno. Ripeto, questo sarà il primo weekly, visto che è la mia ultima settimana in Italia prima di tornare in Corea. Abbiamo la nostra piccola assistente del giorno, che è Icy, che sta qui e mi sta fissando perché vuole i biscottini. Non si può, però ora lo faccio vedere perché è troppo buffa. E no, ripeto, non la porterò con me in Corea. Lei rimarrà qui a far compagnia alla Gwenix. Diciamo, il programma di questi giorni è molto molto vario. Dopo che ho finito di fare i vlogmas mi sono presa 5 giorni alla fine, perché sembra chissà quanto, ma 5 giorni di riposo, anche se nel mentre ovviamente ho fatto altro. Mi sono goduta i miei amici, la mia famiglia, eccetera eccetera. Ho incontrato anche Alessia, ci avete anche fermato mentre eravamo lì al centro di Roma. Insomma, è stato molto molto vario e variegato. Oggi appunto è il primo, volevo vedere se il centro commerciale Euroma 2 fosse aperto. In teoria, allora, su Google, che attenzione, non so quanto possa essere, però vabbè, c'è scritto aperto. Nel caso, perché c'è scritto gli orari indicativi potrebbero variare per Capodanno, vabbè, nel caso io vado a vedere, perché vi avevo accennato che volevo comprare il nuovo iPhone. Questo qui che ho io, a parte mi dispiace tantissimo che poi non posso più usare la cover, con cui ho il 12 Pro Max, ho saltato il 13, il 14 e il 15. Ho sentito un sacco di pareri discordanti per quanto riguarda l'iPhone 15, perché molti dicono che in realtà dà un sacco di problemi. Sono un po' spaventata nel prenderlo, però lo devo fare perché mi serve per lavoro, mi servono più giga interni. Questo è 2,56, quindi prendo quello da 5 e qualcosa, non, quello da 1 terabyte mi sembra un pochino too much. Livello di fotocamera, insomma tutte queste cose, il grandangolo dicono che è molto molto buono, sapete io quando faccio i miei mini vlog in giro. E quindi sì, volevo fare questo investimento, non che il mio telefono sia da buttare assolutamente, infatti per la prima volta credo che farò la permuta, tipo, non, vabbè, glielo dai indietro, ti danno i soldi e via. E quindi insomma andare un pochino a vedere, ovviamente è mezzogiorno quindi andrò dopo pranzo. Volevo andare il 3 perché il 3 devo tornare a Roma, però oggi non so che fare. Mi sono resa conto da quando vivo in Corea e faccio sempre qualcosa, io non riesco più a stare a casa e non fare niente. Cioè, voi mi conoscete da tempo, lo sapete che quando appunto abitavo qua io passavo anche delle giornate dove stavo completamente a casa. Oh, adesso non ci riesco più, ragazzi. Tra l'altro ieri sera sia il mio fidanzato, ovviamente in Corea è stato capodanno prima, quindi auguri prima, bla 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 bla. E poi a un certo punto, quando da noi erano le 23 esatte, mi arriva un messaggio con scritto auguri di buon anno, bla bla bla. Qualcuno che chiama il telefono di mio padre, faremo finta di non sentire, visto che lui sta ancora bello che a dormire. E quindi avevo capito che aveva messo il messaggio automatico perché stava ancora dormendo in realtà, da farmi arrivare alla mezzanotte. Che carino. L'unico problema è che non avevo considerato che da noi c'è stato anche l'ora legale, quindi non erano più 7 ore ma erano 8 ore. Mi sono scordata di dirglielo ufficialmente, quindi ci ho provato. Ieri sera sono andata con Giulia, con Fra e insomma altro un po' di persone. Siamo andate al sushi, c'è stata una serata molto molto carina, è stato abbastanza tranquillo, ha anche piovuto, mi sono presa un po' d'acqua, però vabbè, vi avrei voluto far vedere il mio make up perché era pazzesco, vi giuro, pazzesco. E come è pazzesca anche la mia pelle, cioè guardate quanto si sta riprendendo stando qui, è assurdo. Quali tutte le macchioline, ma non c'è più niente. Cioè, togliete queste, guardate che pelle da shooting. Comunque, vabbè, adesso faccio colazione prima che si fredda tutto quanto qua il lattuccio. Tra l'altro vi voglio anche far vedere alcuni dei regalini che mi hanno fatto a Natale, che poi non ve l'ho più fatti vedere. Tra cui questa tazzina con la I. Mi vedo qualche puntata di Gossip Girl, Pretty Iconic, voglio dire. Quindi vediamo cosa ci riserva la giornata di oggi e anche le giornate successive. Mi avevo fatto vedere l'elfo di Natale. Elfo, guarda la linguettina, guarda che nasino, madonna. Lasagna for lunch. Mamma Lala che prepara. Gwen ha fatto un casino,
Vero? Purtroppo i centri commerciali sono chiusi, a quanto pare. Vabbè, era da aspettarselo però. Ho chiesto anche a voi su Instagram e vabbè, ci andremo domani. Allora, amici, dopo la delusione dei nostri centri chiusi, cosa ci rimane che fare se non lavorare e farvi vedere i regali di Natale? O meglio, sì, le robine, perché poi lo sapete, ve l'ho detto, la maggior parte sono andati in fondo, nuovo telefono. Money. Allora, prima di tutto quello della Julix, che trovate tra l'altro il video sul suo TikTok. Comunque, mi ha fatto questi calzini troppo bellini di Kuromi. Ossessionata da Kuromi. Cioè, Kuromi, raga, è il personaggio, penso, perfetto per me. Dopo vi faccio vedere il mio angolino nuovo peluche, che anche quelli, se riesco, me li metto nella valigia. E quindi mi ha trovato questi calzini da Miniso, se vi interessa. E poi l'altro regalo è questo. Non so se conoscete Sara di 100 colpi di lima. Praticamente, l'altro giorno abbiamo anche fatto cena tutti insieme. Mi ha regalato, questo qua è il buono regalo, una ricostruzione stile coreano, ma italiana. Sono morta da ridere. Quindi sì, prima di partire vado a rifare le unghiette da Sara, tra l'altro il 3. Non so bene ancora come, ma so che saranno bellissime, perché lei, vi giuro, è bravissima. Certo, la Julie poteva anche farmi un bigliettino regalo, ma non me l'ha fatto, quindi va bene così. Mi hanno regalato questo, che è il prodottino di Fenty Skin, che volevo tantissimo. Io appena ho visto che era uscito e sono andata a cercarlo anche lì in Corea, ma non lo vendono. E questo qua è il Blemish Defeater, che è il prodottino tipo pellicola che si mette sui brufolini e vi fa sia da trattamento che appunto poi mantiene il brufolino separato dal trucco quando vi truccate, creando questa patinina tipo gel sopra che si va a seccare. E è fantastico. Cioè, io ripeto, appena l'ho visto ho detto non mio troppo, e per fortuna me l'hanno trovato e regalato. Poi cos'altro abbiamo? Questo qua di Marlou, che è quello che devo andare a cambiare, perché me l'ha preso mia madre, mi ha detto per farti scartare qualcosa, bla bla bla. Il problema è che mi ha preso un bracciale che io non indosso. Apprezzo che lei l'abbia preso viola e tutto, perché lo sa, però io non lo indosso, quindi lo vorrei cambiare con qualcosa che magari posso mettere. Questi orecchini sono molto 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 carini. Vedete, questo va così, sempre sul lilla, e c'è invece questo punto così singolo, che però io non cambio mai i miei piercing. Non so se avete notato, ma questi sono fissi, proprio messi dalla piercer, e chi se li toglie più. Questi qua io li lascio così, insomma. Quindi sì, volevo andare a cambiare queste cosine e prendere la collanina, quella con l'iniziale. E poi questo qui è il regalino che mi ha fatto Fra, almeno lei mi ha messo un bigliettino, comunque vi dico. Mi ha regalato questo, che voi direte che cos'è. È un filo d'oro che poi andrà saldato, vedete, sul polso, in questo modo. Lei adesso questo qua me l'ha preso in oro rosa, però io lo metterò poi argento, e questo viene saldato così tra me e lei. È super 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 carino. Dobbiamo sempre andarlo a fare il 3. Dobbiamo fare tutto il 3, perché vi ho detto, io questi giorni ho tutto programmato. Ho, a parte oggi, ecco, che sono un attimo più tranquilla, già da domani dovrò fare un po' più di roba. Io vi faccio vedere tutti i miei characters preferiti, ovviamente Gelsa, Kuromi appunto, e lì ragazzi, Sdentato di Dragon Trainer, che se prima o poi qualcuno mi regala un peluche gigante di Sdentato, Sdentato la mia vita. Due giorni fa, mi pare, ho rivisto tutti i film di Dragon Trainer. Tra l'altro c'era uno speciale che non avevo mai visto. Non c'è cartone che mi fa piangere di più, cioè proprio a livello umano mi uccide, e Sdentato è stupendo. Cioè anche lì tutto nero, bellissimo, cioè. Buongiorno, benvenuti nel giorno 2 di questo weekly. Mi sono già preparata oggi, stavo finendo di fare il letto, c'è cioè Gwenda abbaia fuori. Ieri alla fine ho stoppato il video così perché mi sono messa a lavorare, cenato, fine. Oggi forse sarà il grande giorno in cui riusciremo a prendere questo dannato telefono. Quindi appunto ci stiamo preparando, penso mi accompagnerà anche mia madre. Ho un po' d'ansietta, sì, perché ripeto, poi mettere tutte le app rientra nei vari pin, codici, eccetera. Vi giuro, non ho le forze, ma lo faremo. Allora, sono appena entrata, passata ad Apple. Praticamente dovevo entrare, chiedere l'appuntamento per fare tutto quello che devo fare. Quindi poi devo tornare tra una mezz'ora, nel mentre vado a cambiare appunto qua la cosa che devo cambiare, sperando di trovare il negozio, perché sono un po' cambiate le cose qui dentro. Sono qui dentro il negozio, abbiamo fatto tutte le procedure. Il mio telefono è stato permutato. Si dice permutato? Permutato. Quindi ora devo aspettare mi arrivi l'email per procedere al pagamento. Allora, sto al negozio cambiando le cosine. Mia madre che parla, ovviamente. E stiamo mettendo la collanina.
Ok, abbiamo preso il telefono. Ora, guardate che carino, tra l'altro, per Natale col fiocchetto. Quindi ora andiamo a casa. Tra l'altro sto morendo di fame, tra l'altro. E andiamo a accenderlo. Molta paura, ho fatto il backup 6 volte praticamente, ragazzo. Ma l'abbiamo già fatto prima io. Ma non si è mai sicuri, perché andare incontro al fato. E quindi continuiamo a fare questi backup. Vediamo. Ah, ho messo anche l'anellino. Guardate che carino quello che ho preso. Troppo bellino. Tornata a casa, ho pranzato, sono tipo le 3:30, quasi le 4 forse. Vi faccio vedere prima cosa ho preso da Sephora, perché Ross mi ha commissionato un po' di cose. Intanto qui c'è la mia cover che ho chiesto, non si può mettere su questo telefono nuovo perché apparentemente la fotocamera è più grande. Il Better Than Sex di Too Faced, il mascara. Poi queste sono tutte cose di Charlotte Tilbury, quindi abbiamo la Pillow Talk, la matita per le labbra. Questa penso iconica, famosissima, cioè assurdo. Abbiamo il Glow Gasm nel colore Pink Gasm, che è il blush. A me piace tantissimo la linea di, credo sia Rare Beauty, i blush, quelli liquidi bellissimi. E poi gli ho preso anche il Contour Wand nel colore Fair Medium. E quindi queste sono le robine per la Ross. In realtà sono passata anche ai Ipercop un attimo, anche se dopo devo passarci. E il 5 mi sono programmata nella mia mente di andare e fare la spesa, insomma, di tutte le cose di cibo che devo comprare. Comunque ho preso appunto la calza sia per Ross sia per signor fidanzato. Non vi spoilerò i temi delle calze, però insomma gli ho preso queste qua della Kinder. Ross impazzirà, cioè Ross, sono sicura che impazzirà. Veramente la sua lista di roba da prendere di cibo sono solo cose dolci, perché dice che quelle non si trovano. Ah, poi c'è la collanina, quindi mi sono fatta cambiare appunto il regalo, mi sono fatta sta collanina con l'iniziale. Purtroppo la I sembrano stuzzicadenti, ve l'ho scritto pure su Instagram. Però raga, cioè, questo è il mio nome, questo ci meritiamo. Mi piacciono tanto queste collanine così semplici, perché alla fine poi io mi metto quasi sempre tutte queste robine un po' così. Ovviamente io solo e soltanto argento. Comunque questa qui è la catenina, carina. E ora passiamo al pezzo forte, il nostro iPhone. Questo qua è il telefono, io l'ho preso nero. In realtà credo di non averlo mai preso nero, cioè forse il primo iPhone, quando io ho preso il 4, l'iPhone 4. Non mi ricordo qual era il primo, forse prima c'era pure il 3. Una volta l'ho preso nero, poi fine. Ho preso quello da 512 GB black. Ho aspettato per unboxarlo perché il ragazzo mi ha fatto, questa è la schedina, se vuoi mi apri questo, te lo inserisco già all'interno. Io ho tirato fuori dalla scatola, nel mentre la mia mente ha processato il fatto che poi devo fare l'unboxing. Quindi io ho detto, no, forse lo faccio a casa con calma. Lui, ah, devi fare l'unboxing. E io, come hai fatto a saperlo? Ho la faccia da una che deve unboxare cose. Comunque i prezzi dell'iPhone, cioè fatemelo di, stanno arrivando a dei prezzi folli. Perché più che altro, più andiamo avanti, più si alzano. A quanto dobbiamo arrivare per un telefono? 3.500 euro? Magari anche meno. Che design. Ora non ho l'altro per compararlo, ma guardate che bello. C'è un momento ASMR. Ah, si alza il prezzo, ma devo mettere meno roba. Vi ricordate quando c'erano le cuffiette col filo? Cioè, io avevo la collezione di cuffiette col filo. Comunque, procediamo all'accensione. Prima accensione del telefonino. Eccolo qua. Allora, mettiamo subito la scheda prima che mi scordo. No, ma guardate adesso. Forma di riferimento. Vi chiede anche il pronome, tutte quelle robe. Neutro, femminile, maschile. Ma che bello. Configura senza un altro dispositivo. Eh sì, perché non ce l'ho più. Siamo dettatura in italiano. Lingue preferite italiano e coreano. Ora stiamo un po' allargando. Ma comunque, personalizza impostazioni. Lingue preferite italiano e coreano. Aggiungiamo inglese. Vabbè, comunque io adesso setto tutto e poi semmai ve lo faccio vedere. Contate, già mi stavo impanicando perché mi diceva backup, ripristino da backup, partito 10 ore, 9, 8, 6, 5 e poi a un certo punto l'ho messo in carica, vabbè sto facendo altre cose, sento tutto e mi si era già aperto. Quindi eccolo qua, scorri per iniziare, pium, e abbiamo tutte le nostre app. Quindi aspetto che si caricano un po' di applicazioni. L'unica cosa è che non ci sono le foto,
Però si sta ancora sincronizzando, quindi va bene così. Mi ha preso un attimo un colpo, ho aperto le foto, non c'era più niente. Eccomi tornata, amici. Siamo andati al centro commerciale a fare quello che dovevamo fare. Nel mentre ho lasciato qua il telefono, perché ho detto se lo scollego dal wifi qua succedono disastri. Finalmente è stato settato. Letteralmente sto finendo adesso di impostare tutte... Mamma mia, ragazzi, la cosa che odio di più nel mondo, cioè proprio nel mondo, neanche nel mondo, settare tutte quante le app, ricordati le password e tutte le cose, cioè fondamentali, da quanto ho capito, numero di telefono ed email, cioè al primo posto. Tra l'altro domani mi dovrebbe arrivare anche la cover del telefono. Tra l'altro domani devo vedermi alle 11:30 con Francesca, che dobbiamo appunto andare a fare la cosa insieme del bracciale, e poi io devo andare a fare le unghiette, che vi ricordate appunto Giulia mi ha regalato le unghiette, quindi andiamo da Sara a fare le unghiette. Sarà un pomeriggio caotico, già ve lo dico, preparatevi psicologicamente. Buongiorno ragazzi, oggi sono già pronta, preparata, mi sono fatta anche questo acconciaturino, così un po' così, qua mentre mi mettevo la maglia mi sono tirata i capelli, quanto odio questa cosa, sembra che ci ho dormito su, così giusto per tirarmi indietro i capelli. Oggi ho fatto questo make up, no make up letteralmente, perché ho messo soltanto il mascara, un po' di eyeliner, un po' di blush e poi insomma la mia skincare. Aspetterò il mio ritorno nell'altra patria per riavere di nuovo una pelle del cacchio. Stamattina devo andare appunto a fare il braccialettino con Fra, quindi eccolo qua. Poi andiamo a pranzo da Giulia e appunto vado a fare le unghiette nuove. Grazie. Grazie a te. Che carino. Mi riprendo meglio io che questa stava dietro l'angolo mentre lo facevo io, mannaggia la miseria, guarda, ti giuro. Tenta che pizzica, te lo dico. No. Non senti niente, però c'è. Ci metto un secondino. Ti ti ti. Grazie. Grazie a te. Ragazzi, abbiamo fatto la nostra esperienza. Ha fatto male? No, però mi ha fatto paura. E ho detto, attenta che è un po' pizzico. Sto aspettando che mi bruciassimo. Ma non so come faccio lì dentro quella macchinettina. Cioè, proprio millimetri, come neanche. Che carino. È bellissimo, ora vi facciamo vedere. Eccoli. Che carino. È proprio piccolo, sottile. Stai attenta a non romperlo. Mi raccomando. No, ma spero che non si rompa, perché se attento. Abbiamo lo stesso polso, ha detto. Ha detto che lo stesso tutto, ma che pazzesco. Emil, dopo penso 20 anni di vita, che dobbiamo capire, eccola qua, mia amica. Dobbiamo capire cosa ci c'è stata data, no, come sorpresa. C'è quello da signora? Da signorina? Anch'io! Ma dentro che c'è? Ma che cos'è? Non lo so quello. Questa che è? Ti ho detto che era una motocicletta, tipo. Oh, merda. Questa va costruita. Guarda, poi ci metti gli sticker. Non ho intenzione di costruirla. Ma è tipo uno skate. Sì. Non ci sono più giochi di una volta, ve lo dico. Siamo in una casa dove ora non c'è più l'albero di Natale. Non c'è più niente di Natale. Hai tolto tutto, amichezza. Guarda che ha fatto. Ti prego, di Giulia. Devo dire che ti sto viziando un po' troppo. No, troppo, infatti ti mi ha fatto viziando un po' troppo. Allora, io vorrei tanto ordinarmi su prima che me ne vado, in realtà. Lo portavo. No, mi piace quello che fa la mia amica Giulia. No. Acqua, guarda che social. Stiamo registrando. Perché ora su TikTok questa va come niente. Io pure devo farlo delle unghiette, però. Ora inizio con il mio nuovo telefono. Ah, non vi ho fatto vedere la cover. Ora registro un bel TikTok. Giuro, non è colpa mia se finiamo sempre al sushi questi giorni. Delle mie amiche. Colpa nostra. No, si è sbagliata, aiuto. Le mie unghie, ragazzi, sono pazzesche. Guardate qua. E Sara mi ha regalato anche le dual form per fare sta forma. Riproveremo a farle a casa. Guardate, lunghe. Non le portavo così lunghe da mai. Però bene. Però non si vede bene. Guardate, forse così. Molto carine. Buongiorno, bene.
benvenuti in un nuovo giorno. Oggi sto mettendo a posto questo cassetto. Aspettate che c'è un po' di roba in mezzo. Questo è il mio cassetto delle unghie. E visto che appunto devo riportarmi un po' di cose per farmi le unghie all'altra patria, sto mettendo qua le cose da tenere e da portare. Più che altro vedere anche le cose che sono ancora buone. E tra l'altro ho scoperto, tramite appunto Sara ieri che mi stava facendo le unghie, che lei prende tutti sti cosini, decorazioni qua 3D, lei le prende tutte da Shane. E quindi mega ordine Shane si deve fare. Io ho un botto di tempo in ordine a Shane, perché in Corea bisogna fare un altro account. Quindi appena poi torno faccio l'ordine e compro, cioè c'è di tutto. Ho aperto, ci sono 1800 decorazioni 3D. E poi mentre sarò lì in Corea andremo insieme anche al negozio, quello delle unghie, che lì è famosissimo, che dovrebbe avere un po' tutto. Quindi mi vado a comprare poi quello che mi manca sostanzialmente. Adesso sto aprendo un po' i colori e quelli che si aprono soprattutto. Però cioè io queste cose qua coloratissime tipo non le uso più. Quindi vediamo quante cose salverò alla fine di tutto questo bordello. Vi avevo detto che tornata in Italia mi sarei nutrita soltanto di formaggi. In realtà sono andata 3 volte al sushi. Comunque ottima media direi. No, forse più di 3 volte, sapete? Forse 4. Vabbè, comunque. Oggi proseguo col formaggio. L'altro giorno ho comprato questa, raga. Questa è una cosa buonissima. Questa è la stracciatella. Che è già detta così, è una sciccheria, cioè. Vi giuro. Io la mangio proprio semplice così, con i gregherini. E tra l'altro abbiamo un nuovo amico. Mi è uscito un brufolaino. Non c'è un giorno in cui possa stare tranquilla con sta pelle, apparentemente. Mai avuta sta pelle del cacchio. Dopo salgo su, così inizio a mettere un po' di cose nella valigia. Anzi, prima di metterla nella valigia, perché nella valigia finora c'è soltanto cibo. Non vedo l'ora di farvi anche un TikTok. Faccio un TikTok dove faccio vedere tutto il cibo che ho messo nella valigia. In uno dei cassetti liberi, insomma, nel mio armadio, metto tutto quello che voglio poi inserire all'interno e quello che riuscirò a far entrare bene, altrimenti pace amen. Se qualcuno verrà un giorno a trovarmi e mi porterà il resto, oppure lo acquisteremo robe. Invece l'accappatoio è ancora in cima alla mia lista, quindi su quello non give up facilmente. Ora devo anche capire come inserire le cose delle unghie e se posso inserire nel bagaglio a mano. Si sono fatte le 7:30, mi sono un po' persa oggi, devo dire. Infatti sto cucinando la cena, i miei sono andati al cinema, insomma. Ma oggi sono io a capo di questa brigata, di nessuno, e poi ci sono solo io. Quindi sto preparando il mio famosissimo chili di carne per fare le tortillas, tacos, come le vogliate chiamare. Quindi a fuoco lento adesso sto sgranando tutta la carne. Tra l'altro, a proposito di cucina, stasera mi sono resa conto che c'è Masterchef. Quindi poi adesso finisco di cucinare, tempo che il chili tanto poi deve stare sul fuoco lento per un po'. Vado a farmi anche la doccia, così sono pronta per la serata. Ho già portato su tutte le cose che devo portare, devo soltanto prendere il bagaglio a mano e intanto provare a mettere qualcosina all'interno, diciamo così. Ecco qua, ora ci riempiamo le tortillas e andiamo. Buongiorno, oggi finalmente sto raccogliendo le idee per fare quello che devo fare. Sto facendo la valigia, adesso vi faccio vedere. Quasi completamente piena di roba da mangiare. Vabbè, qui sotto ci sono un po' di cose miste che devo ancora capire bene dove mettere. Cioè, state capendo? State capendo? Qui sto prendendo un po' di cose, skincare extra, eccetera. Vedete dal cassetto qua del make-up. Ho anche già riempito il bagaglio a mano, in teoria. Devo risistemare un po' le cose, giustamente. Per ora, diciamo, ho messo quello che mi ero preparata, almeno non me lo scordo. Però poi dovrà essere un po' rivisitato, ecco. La mia tatuatrice mi ha scritto che si è liberato un posticino, quindi oggi ci andiamo anche a tatuare per coprire la rimanenza dei tatuaggi che avevo cancellato, vi ricordate? Qua e altri, quindi vediamo cosa possiamo fare. Io gli ho dato l'idea di 2 soggetti, perché praticamente quest'anno, in 2024, è l'anno cinese del drago. Io sono fissata, ve l'ho detto, innamorata di Sdentato, che è tutto nero, quindi per un cover up è perfetto e cadrebbe a fagiolino proprio, perfetto. Quindi vediamo un po', le ho detto, non lo facciamo però troppo cartoon, perché poi magari è troppo infantile. C'ho già una gamba totalmente Disney, va bene così, insomma. E quindi, insomma, capiamo bene. Io gli ho dato appunto come soggetti Kuromi
e sdentato, che sono entrambi neri, quindi mi ha detto sono perfetti. Capiamo un attimo come fare, quindi alle 3 appunto devo andare a fare questa cosa. Adesso vado al supermercato a finire di prendere le ultime cose, acqua e sapone per prendere assorbentini, robe del genere, perché raga, io mi trovo malissimo con gli assorbenti in Corea. E poi oggi arrivano anche le batterie per il mio pesavaligio, perché si è scaricato e non riesco a pesare la valigia, sono un attimo in crisi. Eccomi qua, cosa riporto in Corea? Assorbenti dentifrici. Qua qui dentro non si può mai firmare, che ho paura al sorco, mi hanno detto signorina. Comunque, questo è stato fatto e ora allora, capirai, il minimo è stato fatto. Sono tornata a casa e non sono sola, perché io ero già qui, ero già in casa sua. Già in casa nostra. Le sto preparando il pranzetto. Oggi volevo una piadina. Ah, ma c'è anche il ketchup. Sì, ma mettici quel che c'è. Io non ho mai fatto la piadina col wurstel. Ci va, wurstel, sì. Mozzarella, maiolese, ketchup. Vabbè, insomma, beh, roba normale. Così. Al posto dell'affettato ci mette il wurstel. Vediamo che esce fuori. Poi mi accompagna la ragazza che va a fare di giratti. Ah, ragazzi, avete presente tipo la scena di Bridget Jones? Come si chiama quel film? Bridget Jones. Bridget Jones, di quando lei arriva e si mette a fare oh, my masse. Eccomi, io in cameretta della villa. Wanna be oh, my masse. Mi mancherà questa cameretta. È appena uscito il nostro video. È vero. E la, come farò io senza di te adesso per chissà quanto altro tempo? Guarda come stai fa adesso, che mi ha tagliato la testa. Oh, sorry. Ma io vorrei dargli la mia. Ho il cappellino un po'. Sembri monnezza questo cappello. Io penso che dovrò andare dallo psicologo di nuovo. Ragazzi, io sono andata dallo psicologo, non mi vergogno a dirlo. Che scusa, se ne ho fatto un po' di danno. Hai recato un po' di danno all'Italia. Va bene, è giusto andare allo psicologo. Sì, certo, il problema è che sì, lo psicologo mi ha aiutata, ma il problema è che ho preso anche 10 kg post depressione, quindi quello è un po'. Per quello non mi assumo responsabilità. Capisci? Non c'è possibilità di reso, purtroppo. No, quello questo, è un po' più. Questo è il servizio che offro. Esatto. E niente, quindi adesso sarò ancora più tosta, perché mi hai fatto tipo bastone carota. Cioè, sei venuta e poi vai via. Mi hai trattato tipo un ragazzo in discoteca. Mi hai fatto annusare e ne sei andata. Ragazzi, no, seriamente, è una cosa che a me. Ma è un cambio di prospettiva. Ah, devo dire che così la prospettiva è migliore. Anche perché mi sono anche appena fatta lo zigomo. Sei sempre in monnezza, sembri. Non metto un pezzo di colino. E niente, ragazzi, quindi che vi devo dire? Mi dirò soltanto questo di lei. Ah, scusate se è poco. Siamo arrivate, stiamo capendo cosa fare, cosa non fare, cosa si può, cosa non si può. Anche perché questi fiori me li ha fatti sempre lei. Quindi magari poi ci riagganciamo in qualche modo, vediamo. E qui mi sa che ci facciamo un dentatino. Che vedete qua abbiamo tutto il progettino. Ora non mi va a smanettare troppo, però una cosa del genere. Vabbè, tanto poi la vedete. Drix, mo se ne va, fa un giretto. Vado a prendere i biscotti, li vuoi aiutare? E poi vediamo come viene qua, dai. Ecco la pausa, stiamo procedendo, guardate come si sta coprendo bene, è bellissimo. Si vede meglio? Ecco la giostra. Sono appena tornata a casa, ora vi faccio vedere bene il tatuaggio. Tra l'altro mi sono arrivati prima i microfonini, questi qua nuovi, infatti adesso li provo, perché si possono usare sia sul telefono sia sulla fotocamera. Poi le batterie per far funzionare il pesavaligia, infatti l'ho messo, ho pesato la valigia. E raga, mi voglio sentire male. Pesa già 25 kg. Perché c'è lì spazio dentro, ce n'è. È il peso effettivamente. Buongiorno ragazzi, oggi è un'altra giornata, è la mia ultima giornata in Italia, in realtà sarebbe domani, però facciamo che oggi, perché domani è il compleanno di mia sorella e quindi insomma passerò poi le ultime ore così e la sera ho il volo per tornare in Corea. Oggi è appunto la Befana, mia nonnina mi ha anche lasciato la calzina, dopo la faccio vedere, adesso sta nel portabagagli dietro la macchina. Tra l'altro stamattina ho finito di fare valigia, ha raggiunto un peso perso esorbitante, ma vabbè.
ora aspetto le mie amiche che arrivano e poi vi faccio vedere cosa facciamo oggi. Tra l'altro voi non avete idea, ma per me questo posto è ricchissimo di ricordi, proprio perché in questi palazzi qua dietro, qua a Fiumicino, perché mi trovo Fiumicino vicino al Parco Leonardo, preso Ami quando era piccolo, e quindi niente, mi porta alla mente tante cose. Comunque Giulia mi ha detto che è già arrivata, loro riescono sempre a trovare parcheggio, io sono una sfigata che si è girata 6 volte, non sto scherzando, e alla fine ho detto vabbè, cammino, meglio così, cammino. Tra l'altro stamattina ho anche caricato il reel, diciamo un po' conclusivo di questo mio viaggio in Italia, anche se c'è tutto tranne l'Italia in quel reel, perché in teoria sono tutte clip che ho registrato quando sono partita. Però sono felice che vi sia piaciuto, per me ha un sacco di significato questo viaggio, anzi essere tornata dopo tanto tempo mi ha fatto capire tantissime cose, e come ho scritto nei reel mi sono proprio sentita di transito, ma penso di avervelo anche detto in questi giorni, quindi è stato particolare. Comunque ora ci andiamo a divertire. Ok, ho raggiunto la mia amica. Quanto mi era mancata la mia amica. Siamo qua vicino a Ikea. Allora andiamo a farlo questo paninetto. Dai Mauro, sapori svedesi, che vuoi? Guarda pure la torta morbida calda al cioccolato. Il segreto si è stravocato un tiramisù che sua madre voleva portare a me. Era tuo, capito? Che era tuo. Cioè, e dove è finito? Dai, dammelo. È finito, ormai me lo sono spazzolata tutto, raga. Ma quello è andato, ho preso andato, non mi aspettata. Non mi aspettata. È arrivata che capocchia. E dio che siamo a sapori svedesi, ma... Allora, se volete venire al Color Hotel, purtroppo prendete i biglietti prima. Acquistate i biglietti online, perché noi siamo arrivati ai biglietti esauriti. No, raga, ci siamo rimasti... L'ingresso è pazzesco, è quella cosa dietro là. È peccato che è rimasto soltanto quello, solo l'ingresso. Però che caccia, è già andato al Color Hotel. Molto carino. Tutto che è carino, io non ci posso andare. Tempo che torno, magari l'hanno già smontato. No, perché domani sono finiti i biglietti. Così lo vedo. Allora, non contente, noi abbiamo cenato, tutti i nostri programmi cambiati, ci siamo messi in pigiama. Ma letterale in pigiama. Anche le ciabattine. Siamo venute da sola di nuovo. E Giulia si rifà le unghiette. Qua tutta la postazione pronta per le nostre live qua serali. Pazzesca, guardatela, favolosa. Io poi mi prenderò qualcosa dallo shop. Guardate che c'ho i sordini in tasca. Guardate i sordini in tasca. Che sono quelli che ha vinto a tombola? No, ma è stato di Ronina per la Befana. Per la Befanina. Ecco qua. Allora vi dico, non è uno scherzo, sono le 4:29 di mattina. Io sono tornata a casa da pochissimo, devo ancora struccarmi, ma guardate il make-up quanto ha tenuto bene. Pazzesco ragazzi, adoro. Avrei dovuto lavarmi i capelli in teoria stasera, ma li laverò domani, quindi ok. Ultima clip di questi vlog in Italia e del mio ritorno in Italia. In realtà non vedo l'ora di tornare in Corea, se devo essere onesta. Ripeto, mi dispiace tanto per le mie amiche, famiglia e tutto, però sento il bisogno. A parte di Ami. Cioè Ami, il mio pensiero fisso ogni giorno. Signor fidanzato, Ross, amiche, insomma tutti quanti, anche io lì. Quindi si torna alla nostra nuova realtà poi di là. Spero questo piccolo scorcio italiano vi sia piaciuto, mi ha fatto piacere portarvi con me. Detto ciò, appunto, io vi mando un bacione grosso grosso. PS, ogni volta che sto per prendere l'aereo c'ho la pancia gonfia, io devo capire sta cosa, come se il mio corpo sapesse a cosa sto andando incontro. E tra l'altro Corea-Italia un botto di ore, per andare dall'Italia a Corea 11:15, sicuro voleranno. Comunque vi aspetto in Corea per nuovi video con i nostri weekly poi coreani e tutto quanto. Un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao!